C'è bisogno di ristori, riaperture e che la gente torni alla normalità. La normalità intendo riaprite, fate lavorare la gente, fatela lavorare. In questa maniera qui ripartano le cose, altrimenti uccidiamo tutto e chiudiamo tutto. Avevo bisogno delle mostre. Quella è stata una Vicenza indimenticabile. Secondo me di musica e arte in generale. Riparte con la cultura. Sì, sì, sì. Anche in giro per le strade, così, nelle piazze. Ci vuole un po' di musica, un po' di arte che si veda, insomma, non confinata magari in certi spazi chiusi. Per aprire un po' anche i turisti, a qualcuno che abbia voglia di venire e di muoversi, nel senso anche proprio di dare vita a questa città, perché adesso è un po' morta. Si riparte mantenendo questa situazione, zona arancione, aperti i bar, aperti i negozi, le fabbriche lavorano. C'è poco, però si può vivere. Sì, sì, aprire di più. Io sono dell'opinione che anche, per esempio, le palestre, non credo che in questo periodo sono sempre state chiuse palestre, piscine, bar, ristoranti, eppure i contagi sono sempre aumentati. Vuol dire che il virus va in qualche altro posto. Serve più organizzazione sui vaccini, accelerare, quello è importante, però sono cose che non dipende dai cittadini, ma dipende da chi ci guida. È un aspetto psicologico. Cioè, secondo me, in questo momento, noi, o io, mi devo liberare da quello che è stato tutto questo anno e mezzo di Covid, malattia, ossigeno, morti. Cioè, c'è proprio bisogno soprattutto di libertà. Ripartire, secondo me, bisogna che finisce questa pandemia. Perché fin quando c'è questa pandemia siamo tutti condizionati.